è stata presentata all'Istituto Italiano di Cultura di New York l'edizione 2022 di In Scena, Italian Theatre Festival New York, il primo festival di teatro italiano ad aver luogo in tutti i 5 distretti di New York. Patrimonio Italiano TV e media partner della Kermesse che riporta il teatro italiano nella grande mira dal 3 al 19 maggio. Il festival torna con una veste leggermente diversa, come ci racconta Laura Caparrotti, la fondatrice e direttrice artistica. Raccontare un ritorno non è sempre facile, diciamo. Comunque abbiamo provato a mettere insieme un festival che non è esattamente il festival che abbiamo sempre portato avanti dal 2013, è un festival un po' speciale, ha alcune produzioni locali, perché pensavamo di non poter viaggiare, di non poter fare altre cose, poi alla premiazione che accade stasera, una serie di premiazioni, diciamo, e poi a ben 3 spettacoli che a me sembrano tantissimi, che vengono dall'Italia e che saranno qui nella seconda parte del festival. E abbiamo anche delle letture, che sono le letture dei premi Mario Fratti, perché quest'anno ne celebriamo ben 3, non uno come al solito, per cui insomma è un'edizione decisamente molto speciale. Però è proprio un'edizione di ritorno, è un'edizione bella, piena di... io dico piena di sorrisi e piena di vita, perché ne abbiamo bisogno, credo. Sorrisi, vita e sicuramente tanta emozione e voglia di esprimersi, come traspare dalle parole dei protagonisti. Abbiamo messo insieme 3 degli spettacoli di scena, le letture dei premi, appunto, che stasera ricevono fisicamente l'award e che poi saranno in lettura in versione integrale in vari teatri, e 2 produzioni in realtà newyorkesi di spettacoli di premi Mario Fratti più indietro nel tempo, che vedono la luce proprio col cast americano come produzioni, coproduzioni di Kairos Italy Theatre e The Tank. Quindi da domani parte The Tank, la settimana prossima arrivano gli artisti dall'Italia, quindi avremo comunque 15 giorni pieni e sarà bellissimo. Well, it's thrilling, really. Laura Caparrotti, I so admire her. I think she's brilliant and the work that she does is so special, so important, that I will support her. I have supported her, I currently support her, and I will continue to anything that she does. And this is from The Secret Essence of Italy, DAP, and this is my award, which beautiful. I'm very proud of. So grateful, ever grateful. Allora, In Scena è l'unico teatro italiano qui a New York. Io sono molto onorata di farne parte, sono attrice residente della compagnia Kairos Italy Theatre e all'interno di In Scena lavoro come produttrice esecutiva. È una grandissima ripartenza, mi sento sinceramente molto emozionata, non so se si sente dalla mia voce, ma dopo 2 anni di pandemia in cui abbiamo dovuto cancellare il festival, comunque quasi tutti gli eventi sono stati streaming, vedere le persone dal vivo è sicuramente una grandissima emozione. E sono Andrea Cioffi e sono l'autore dell'Appartamento 2B, che è il progetto vincitore del Mario Fratti Award 2022. Dopo 2 anni passati abbastanza duri in generale, poter ricominciare a vedere il pubblico, a parlare col pubblico, a mostrare un lavoro al pubblico, penso che sia fondamentale. E poterlo fare in una zona per me completamente diversa è bello. È una bella sensazione, penso anche che questa pandemia ci abbia fatto riflettere molto, per cui c'è anche una sensazione di apprezzare e di volere portare avanti le cose in maniera diversa, con molta più attenzione, non che uno non la mettesse prima, ma più attenzione e più amore verso quello che si fa. Non so se mi spiego, però spero di sì. Non solo quest'anno vi aspettiamo tutti gli anni, ma quest'anno adesso vi aspettiamo tutti, ogni giorno, alle produzioni, prendete i biglietti, alcuni sono a pagamento, altre cose sono gratis, venite, sosteneteci, venite e sorrideremo insieme guardando il teatro italiano.